Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a Lui, e di nuovo Egli insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore Egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Parola del Signore. Anzitutto è necessario fare una premessa, perché voi sapete che le letture che vengono scelte nella liturgia non vengono scelte così a caso, ma diciamo che le letture è come se percorressero un cammino, aprissero un ragionamento, un dialogo che continua per alcune domeniche. Così noi stiamo iniziando una fase nuova dell'anno liturgico. Ormai abbiamo terminato le grandi feste del tempo pasquale, adesso stiamo iniziando il tempo delle domeniche dopo Pentecoste. E vi accorgerete che in queste domeniche, da qui fino alla fine di agosto, gli inizi di settembre, le letture ripercorrono passo dopo passo tutto intero il disegno della salvezza, tutto intero la storia della salvezza, partendo dall'inizio. Avete sentito, le letture di oggi partono dall'inizio, dalla creazione, ma poi percorreranno un po' tutti quei passi che Dio ha fatto per venire incontro all'uomo e per salvarlo. Un cammino non sempre armonico, un cammino a volte travagliato, anche perché sappiamo l'uomo è ribelle, insomma, ma Dio non si è stancato di continuare a cercare l'uomo e così ha percorso, diciamo così, un cammino per arrivare a fargli capire che gli vuole bene. E questo cammino è culminato con la venuta di Gesù in mezzo a noi. Ecco, le letture che ascolteremo in queste domeniche ripercorrono le tappe più importanti, i momenti più importanti, i passi più importanti, anche i personaggi più importanti di questo dialogo tra Dio e l'uomo. Vi accorgerete anche che la lettura che fa un po' da cardine è la prima lettura. Le altre vengono scelte per, come dire, riflettere meglio sulla prima lettura, per approfondire la prima lettura, la lettura dell'Antico Testamento. Bene, arriviamo allora a queste pagine che abbiamo ascoltato. Gesù dice: all'inizio non fu così, all'inizio. Ecco, noi siamo chiamati a tornare all'inizio. Torniamo a vedere che cosa Dio aveva in mente, che cosa Dio progettava quando ha creato l'universo. È bello tornare all'inizio. Quando si torna all'inizio di una storia, si comprende meglio la storia. Io, per esempio, quando ero
più piccolo, spesso chiedevo al mio papà e alla mia mamma: ma quando vi siete incontrati? Com'è successo? E poi cos'è? E poi chiedevo al mio papà: ma tu da giovane cosa hai fatto? Cosa facevi? O alla mamma dicevo: e tu mamma, cosa hai fatto? Spiegami quali sono stati i momenti più importanti. È bello tornare all'inizio, perché quando si torna all'inizio si hanno le idee più chiare, perché tornando all'inizio riusciamo a comprendere meglio il progetto di Dio, quello che Dio aveva in mente quando poi ha creato le cose. Anche perché, vedete, più ci si allontana dall'inizio e più c'è il rischio che l'uomo faccia un po' di confusione, insomma, che l'uomo, confonda le cose che Dio ha fatto all'inizio. Ecco. Allora, torniamo all'inizio e troviamo alcune cose importanti. La prima cosa importante, la prima lettura: non è bene che l'uomo sia solo. Bellissimo questo. Quando Dio ha pensato a ciascuno di noi, non ci ha pensato come delle isole nell'oceano, cioè non ci ha pensato come degli, delle persone isolate, autonome, chiuse in se stesse, ma ci ha pensato per essere in comunione con gli altri. La persona umana, così come l'ha voluta Dio, l'ha voluta aperta all'amore, aperta alle relazioni con gli altri, alla comunione con gli altri, ai rapporti con gli altri. D'altro canto non poteva che essere così, perché se è vero che ciascuno di noi è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, Dio è amore, Dio è comunione, quindi ciascuno di noi è fatto per aprirsi agli altri, per comunicare con gli altri, per incontrarsi con gli altri. Ciascuno di noi è fatto per amare, dove il termine amore è un termine molto preciso. Amore vuol dire dare se stesso, dare la propria vita. Questo vuol dire che tanto più noi impariamo ad amare, tanto più noi impariamo a fare della nostra vita un dono, tanto più impariamo ad aprirci agli altri, tanto più ci realizziamo. E purtroppo noi abbiamo vissuto dei mesi in cui invece siamo stati chiusi, le nostre relazioni sono state per necessità limitate, non abbiamo più potuto andare a scuola vicino col compagno, a guardare i suoi libri, a dare la mano, a giocare insieme, ad abbracciarci, per un po' di mesi, un anno e mezzo, ma ne abbiamo sofferto di questo. Perché ne abbiamo sofferto? Perché noi non siamo dei robot e degli automi fatti per vivere da soli, casomai per connetterci attraverso la rete per le informazioni che dobbiamo ricevere. No. Noi siamo fatti per incontrarci e per amare. Ecco, questo è un pilastro fondamentale del pensiero di Dio. Poi c'è un secondo pilastro fondamentale. Quando Gesù dice: all'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Vedete, Dio quando ha creato l'uomo poteva crearlo uno e forse sarebbe stato più semplice, avrebbe evitato tanti problemi. E invece no. Dio l'ha creato due, maschio e femmina, l'uomo e la donna. Perché li ha creati due? Proprio perché ciascuno di noi porta nel proprio DNA, nella propria costituzione fisica, biologica, ma anche mentale, anche psicologica e anche affettiva di cuore, porta dentro questo desiderio di creare una comunione profonda tra l'uomo e la donna. Il rapporto tra l'uomo e la donna, l'amore tra l'uomo e la donna, è la forma più alta di amore che noi possiamo vivere qui su questa terra. Solo in casi eccezionali Dio può chiedere a una persona di rinunciare a questo dato della natura. Ma se Dio chiede di rinunciare a questo dato della natura, sto pensando alla mia vocazione, lo fa perché io diventi, un segno per tutti che Dio è la realtà più importante. Ma a parte queste eccezioni, il cammino normale in cui ogni persona realizza se stesso
è nell'incontro con quell'altra persona che dall'eternità Dio ha pensato per te, proprio per te. Dio quando ha creato aveva in mente che quel lui si incontrasse con quella lei e che incontrandosi tra di loro vivessero una comunione profonda, una comunione di amore. E qui arriviamo al terzo passaggio importante. Gesù ribadisce: l'uomo si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Due diventano una sola realtà. Due non sono più due, ma incontrandosi nel matrimonio diventano uno. E San Paolo descrive come questa unità va vissuta. Allora, prendiamo San Paolo. Vediamo anzitutto che cosa raccomanda San Paolo agli sposi, all'uomo che ha il compito di essere sposo. San Paolo dice: voi mariti, amate le vostre mogli. Amate come Cristo ha amato la Chiesa. Come ha fatto Cristo ad amare la Chiesa? Ha dato se stesso. È morto sulla croce, ha dato la vita per la sua Chiesa. Voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi amate le vostre mogli dando totalmente voi stessi, essendo pronti anche a dare la vita per la vostra sposa. Amatela come parte di voi, come se fosse il vostro corpo. I mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Allora, la raccomandazione che Paolo fa: tu, sposo, ama con tutto te stesso, dando tutto a te stesso, alla tua sposa. Come Cristo ha amato la Chiesa, tu amala come parte di te, come ami te stesso. E poi vediamo che cosa Paolo dice alle spose. Dice una cosa un po' complicata, dice una cosa che, adesso io la ridirò, potrebbe farci sussultare. E Paolo dice alle spose: siate voi spose, siate sottomesse ai vostri mariti. Oibò, cosa significa? Attenzione, proviamo ad approfondire meglio la parola sottomesso. Ci sono due modi con cui possiamo intendere questa parola. Il primo modo: io ti prendo, ti butto per terra, ti schiaccio e ti sottometto, e tu stai sottomessa e ubbidisci a me che comando io e tu mi servi. Ovviamente non è in questo senso che Paolo intende la parola sottomesso. Non intendi dire ti metto sotto e ti schiaccio. C'è un'altra, è come dire, un'altra spiegazione del termine sottomessa. Provate a pensare, quando costruiamo una casa, da dove partiamo? Partiamo dal tetto? Partiamo dalle mura? Partiamo dall'arredamento? No. Partiamo dallo scavare e dal mettere sotto le fondamenta che devono essere stabili. C'è anche una parola di Gesù che dice che una casa costruita sulla sabbia crolla, crolla. Una casa costruita sulla roccia tiene saldo. Allora, la parola sottomesso vuol dire: io ti chiedo, per favore, stai sotto per sostenere tutto l'edificio della famiglia, tutto l'edificio del nostro amore, tutto l'edificio dell'educazione dei nostri figli. Allora non è un atto in cui io ti schiaccio e ti opprimo, no, è una richiesta che ti faccio. Io da solo non sono capace. Io ho bisogno del tuo genio femminile, ti prego, fai tu da fondamento. Accetta di essere la pietra di fondamento che sta sotto per sorreggere tutto l'edificio. Io non ce la farei a educare i figli, non ce la faccio a tenere insieme il nostro matrimonio, io non ce la faccio a costruire una famiglia, ma io so che tu, donna, sei più dotato di me in tanti aspetti. Tu hai bisogno di me che io ti difenda.
tu hai bisogno di appoggiarti su di me perché io ti do sicurezza. Tu hai bisogno che io affronti le cose più rischiose e più impegnative, hai bisogno del mio lavoro, eccetera. Ma io ho bisogno che tu, con la tua saggezza, con la tua visione a 360 gradi, con la tua capacità di tener presente la pluralità dei fattori della realtà, la tua capacità di lavorare in multitasking, perché una donna mentre allatta il bambino stira, risponde al telefono e decide che tipo di arredamento dare alla casa. Un uomo più di una cosa alla volta non è in grado di fare. Una donna può farne 5, 6, 7, 8, 9, 10 contemporaneamente. Allora, io ho bisogno, accetta di essere sotto per sostenere. Allora, questa sottomissione non è io ti schiaccio, ma io ti stimo, io ho bisogno di te. Io riconosco i talenti che tu hai, riconosco le doti e le capacità e il genio che tu hai. E io ho bisogno di queste doti, di queste capacità e di questo genio. Guai se non ci fossi tu. Se non ci fossi tu, sarei perso. Non è un caso che la statistica dice che sono più numerose le vedove dei vedovi. Ma perché questo? Anche perché in natura, a parte che la donna è più forte perché è chiamata a gestire la maternità, quindi fisicamente ha un organismo più forte, ma anche perché le donne sono in grado di vivere da sole, anche dopo la vedovanza. Io ho avuto l'esperienza di mia mamma che è morta 20 anni prima di mio papà. Mio papà in quei 20 anni era perso. Gli mancava la pietra di fondamento, la pietra di sostentamento. Mi ricordo che appena era morta la mamma, lui mi disse, ma io come faccio senza di lei? Certo, perché la donna sta come pietra di fondamento, sta sotto per sorreggere. Questo è grandioso. Ecco, i due diventeranno una cosa sola se ciascuno è capace di fare queste due cose che abbiamo detto. Voi mariti amate le vostre mogli dando tutto voi stessi. Voi mogli accettate di mettere le vostre capacità a servizio dell'unità del vostro matrimonio, della vostra famiglia, stando sotto come fondamento di tutto, come colonna portante di tutto.